La prima difesa del nostro organismo contro virus e batteri è il nostro sistema immunitario. Per quale motivo? Allora, innanzitutto chiariamo che cos'è il sistema immunitario. Il sistema immunitario è quel sistema che il nostro organismo possiede per difendersi da quelli che sono agenti infettivi o agenti esterni che possono naturalmente andare ad alterare e compromettere il nostro benessere, cioè il benessere dell'organismo. E quindi il sistema immunitario mette in atto una serie di attività, in un certo senso, che sono atti a proteggerci. Quindi questo lo fa attraverso cellule, tipo i linfociti, o tipo molecole che possono andare ad attaccare ed eliminare quelli che sono appunto i germi, cioè i batteri, i virus, ma anche per esempio le stesse cellule neoplastiche. E quindi il sistema immunitario è fondamentale per mantenere il nostro benessere. Il nostro sistema immunitario potremmo dunque dire che si prende cura di noi, ma noi dovremmo anche prenderci cura di questo sistema immunitario. In che modo possiamo farlo? Esatto, è un rapporto reciproco. Innanzitutto chiariamo alcune cose, cioè che il nostro sistema immunitario funziona perché ci sono una serie di fattori che possono influenzarlo. Innanzitutto il fattore genetico, è chiaro che abbiamo una predisposizione che può mantenere in atto tutta una serie di funzioni del nostro organismo. E poi quelli che possono essere in un certo senso altri fattori, per esempio lo stress di cui si parla tanto, quindi quelli che sono meccanismi esterni che possono portare un'alterazione dell'equilibrio del nostro organismo, possono influenzare in un certo senso il nostro sistema immunitario, l'attività fisica può influenzare il sistema immunitario e poi quelli che possono essere anche meccanismi psicologici e poi, non ultimo, e non meno importante, l'alimentazione che può influenzare in maniera importante il benessere dell'organismo e quindi anche del sistema immunitario. Parlando nello specifico dell'alimentazione, quali sono i principali consigli che potremmo dare alle persone per aiutarle proprio nel rafforzare il loro sistema immunitario attraverso il cibo? L'alimentazione equilibrata è fondamentale, quindi possiamo dire innanzitutto che una sana alimentazione in quantità ottimali per il mantenimento del peso corporeo ottimale è fondamentale, quindi un eccesso di peso come può essere l'obesità o una carenza di peso come può essere la magrezza eccessiva possono ambedue le situazioni influenzare negativamente il sistema immunitario, quindi già la quantità dell'alimentazione può essere importante. E poi dobbiamo seguire quelle che sono le indicazioni della dieta mediterranea, che ben sappiamo è stata addirittura nominata patrimonio immateriale dell'umanità per una serie di caratteristiche chiaramente culturali che la dieta mediterranea porta dietro, ma anche perché ha una quantità innumerevoli di lavori scientifici che dimostrano come l'aderenza all'alimentazione, alla dieta mediterranea possono mantenere il benessere, possono prevenire quelle che sono patologie metaboliche croniche.